Voi oggi perché siete in piazza con i piccoli risparmiatori? Siamo in piazza perché questo governo è un governo molto arrogante e con un decreto, pochi giorni fa, ha fatto una misura con la quale va a far fallire inducendo in fallimento di quattro banche del territorio, quattro importanti banche del territorio. È di fatto che facendo fallire queste banche ha praticamente azzerato il valore delle obbligazioni e delle azioni dei risparmiatori che hanno investito soldi in queste quattro banque. Un atto così arrogante non ce lo saremmo mai immaginato. Insomma, secondo voi il risultato è che hanno salvato le banche, no, non i risparmiatori? In realtà non hanno salvato le banche, hanno preparato le banche per essere acquistate da altri grandi gruppi bancari. Quindi le hanno ripulite delle sofferenze, ma soprattutto di questi fardelli, perché alla fine le obbligazioni erano cose da pagare, quindi erano fardelli. Ciò che non ci piace in tutta questa storia è che anche le sofferenze bancarie, sai, i crediti non restituiti, sono comunque, hanno un valore, sono state veramente valorizzate molto poche e verranno regalate a qualcuno che non sappiamo ancora chi sarà, che logicamente le valorizzerà e farà moltissimi soldi. Queste persone che oggi sono in piazza non avranno neanche diritto ad essere risarcite con quei soldi, così come è stato scritto questo decreto. È una cosa veramente vergognosa. Noi abbiamo preparato diverse soluzioni alternative per riuscire a dare una risposta a queste persone, ma in realtà sarebbe da cancellare del tutto questo decreto, che poi adesso è diventato un provvedimento.